Sulle ali della storia, un viaggio nell'antichità in compagnia delle farfalle è il titolo dell'interessante mostra inaugurata ieri presso la Biblioteca Comunale di Niscemi, organizzata dalla LIPU, Lega Italiana Protezione Uccelli, e dalla CEA, Centro di Educazione Ambientale Onlus, entrambe di Niscemi. Valorizzazione del territorio sotto il profilo naturalistico, archeologico e storico, i due ambiti sui quali si snoda la mostra con una serie di immagini fotografiche di reperti archeologici. Tracce di storia antica quindi che si fondono con la natura, in perfetto connubio, come ci spiega Francesco Conti, attivista LIPU e curatore della mostra. L'obiettivo principale della mostra è far prendere consapevolezza ai cittadini niscemesi dell'enorme appunto ricchezza culturale e storica del nostro territorio. Innanzitutto appunto di denunciare anche ai cittadini appunto niscemesi, diciamo, la trascuranza dei siti archeologici. Comunque, scorsi anni appunto sono stati fatti comunque diversi scempi da parte comunque di tombaroli, comunque ad esempio incontrato a Petrusa in Valle Madoni, quindi l'obiettivo è questo, denunciare, quindi sollecitare le istituzioni quindi a prendere seri provvedimenti per migliorare tutto ciò. Ma che cos'è la LIPU e di cosa si occupa e quanta importanza soprattutto rivestono gli uccelli, veri recettori ambientali? Lo chiediamo a Manuel Zafarana, presidente della locale sezione che proprio in questi giorni festeggia il suo primo anno di attività. La LIPU è la Lega Italiana Protezione Uccelli, un'associazione ambientalista che si occupa della tutela del territorio, con particolare riferimento agli uccelli. Il mondo degli uccelli è fondamentale ed è importante proteggerlo, perché intanto gli uccelli sono degli ottimi indicatori ambientali, quindi la loro presenza o meno sta a indicare la qualità di un ambiente. E quindi gli uccelli e in generale la natura vanno tutelati in quanto valore anche culturale. Questo evento segna il nuovo anno per la LIPU, è il secondo perché nel 2012 è nata la delegazione, quindi ripercorreremo anche oggi nella presentazione quello che è stato il nostro primo anno, un anno ricco di attività e diverse iniziative fatte durante i 12 mesi. Enzo Liardo è il presidente del Centro Educazione Ambientale di Niscemi, un'associazione di volontariato che opera nel territorio e che dal 1989 ha istituito un museo di storia naturale dove vengono custoditi i reperti naturali del territorio, in particolare della Sughereta. Che è un sito di importanza comunitaria, è un SIC, ed è, diciamo, valorizzato a livello internazionale. Perché? Perché è l'ultimo lembo di macchia mediterranea, è un ecosistema unico dove possiamo trovare una grandissima biodiversità, sia dal punto di vista botanico che zoologico. Per esempio, do alcuni numeri: dal punto di vista botanico abbiamo censito con il professore Zafarana più di 750 specie di piante nella Sughereta di Niscemi e nei dintorni del territorio. Per quanto riguarda invece la fauna, ci occupiamo soprattutto di entomofauna con studi specifici sulle farfalle, perché esse sono un indice di biodiversità e di un ambiente integro. Il nostro territorio nella Sughereta e nei dintorni abbiamo una grande biodiversità di lepidotteri. Parliamo di circa 50 specie di farfalle diurne e più di 200 specie di farfalle notturne che sono state censite, e ce ne sono sicuramente altre che devono essere oggetto di studi. Tra le numerose pubblicazioni didattiche presentate in questi anni di attività dal CEA, rivolte sia ad un pubblico specialistico che scolastico, due in particolare riguardano le farfalle, il tema della serata. Una sulle farfalle diurne, una sulle farfalle notturne e un altro è in pubblicazione, proprio nel mese di gennaio sarà dato in stampa, ed è la conclusione di uno studio condotto sulla Sughereta di Niscemi per 2 anni insieme a degli entomologi di Catania, che ha permesso appunto di censire più di 200 specie di farfalle notturne con raccolte di notte in tutti i mesi dell'anno, e che è, diciamo, una grande soddisfazione per il CEA e dà un grande valore alla Sughereta di Niscemi.
Piena soddisfazione è stata espressa dal vice sindaco Rosario Meli in rappresentanza dell'amministrazione e altrettanta da Francesco Cancellieri, presidente del CEA Sicilia, intervenuto alla manifestazione. Noi come associazione del CEA Sicilia abbiamo supportato questa iniziativa anche perché il CEA Niscemi è un socio fondatore del CEA Sicilia. Il professor Rialdo e Manuel Zafarana hanno fatto veramente un ottimo lavoro coniugando insieme il rispetto della natura e la ricerca delle radici storiche. Naturalmente queste iniziative noi le supporteremo anche perché domani a Niscemi ci sarà la manifestazione No Muos Trekking e speriamo che tutti possano partecipare pacificamente e visitare la sughereta di Niscemi.